Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Benvenuti a tutti, grazie per l'ascolto, essere qui anche a chi sta in linea da casa con il consueto appuntamento del lunedì. Moltissimo. Una folla. Moltissimo. Leggiamo dal libro di Krishna come ogni lunedì. Ho prolungato un po' il kirtan oggi, bene. E siamo arrivati all'ultimo capitolo della prima parte, capitolo 52. Krishna abbandona il campo di battaglia. Non Vishnu, guardare Krishna per stare buttati, scimate, ma tu sei da probuti, la mia lassia, tu hai provato, sia anima gnani, rantana, moro, passia, panaci, shanta, da kai, mostri. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutali Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Sarasvati Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyati Adishatarine. Hare Krishna. Ok, Krishna abbandona il campo di battaglia. Dopo aver ricevuto la benedizione di Krishna, Muchukunda, l'illustre discendente della dinastia di Ikshvaku, girò attorno al Signore in segno di rispetto all'interno della caverna. Posso chiederti una cosa? Sì. Se puoi leggere l'ultimo capoverso del precedente capitolo. L'ultimo capoverso, certo, perché è continuativo. No, perché è proprio bello. Ah, poi il Signore predisse? No. Caro Re, proseguì. No, proprio, più, proprio alla fine, quasi alla fine. Questa qua è l'ultimo... Aspetta, è molto bello. Qua da Ivaishnava. Ok, allora questo è il capitolo, ci fa parte il capitolo 51, l'ultima parte. Qui è Krishna che parla. No, qua esce la Prabhupada. I Vaishnava sono considerati i Brahmana più elevati perché nessuno, se non ha acquisito le qualità di un vero Brahmana, può diventare un Vaishnava. Il livello del Vaishnava si raggiunge quando si è totalmente dedicati al bene di tutti e la più importante opera di beneficenza consiste nel predicare la coscienza di Krishna. Il Signore indica qui che il suo favore più grande si manifesta quando permette a una persona di diventare perfettamente cosciente di Krishna e la impegna nella divulgazione della filosofia Vaishnava. Sì, molto bello. Ok. Capitolo 52. Krishna abbandona il campo di battaglia. Ah, arancio. Yes, mio figlio. Diciamo così. Arancio. Sì. Arancio. Di che pesi di che pinetto di arancio? Dopo aver ricevuto la benedizione di Krishna, Muchukunda, l'illustre discendente della dinastia di Ikshvaku, girò attorno al Signore in segno di rispetto all'interno della caverna. Quindi uscì all'aperto. Quando vide con sorpresa uomini e alberi ridotti a una dimensione ridicola, capì di essersi risvegliato nell'era di Kali e senza lasciarsi distrarre si diresse subito verso il nord, giungendo alla montagna Gandhamadana, dove crescevano in abbondanza alberi pregiati come il sandalo e altre piante profumate che allietavano il cuore dei pellegrini. Pare che questa regione sia situata nella parte più settentrionale dell'Himalaya, dove si trova anche la dimora di Nara Narayana, ed esiste ancora oggi col nome di Badrikashrama. Badrikashrama, ragazzi. Deciso a compiere austerità fino alla fine dei suoi giorni in questi luoghi che gli sembravano i più propizi, Muchukunda si dedicò all'adorazione di Krishna, dimenticando la gioia e il dolore e ogni altra dualità di questo mondo. Intanto il Signore era tornato a Mathura. Qui, in uno scontro, aveva ucciso tutti i soldati di Kalayavana e dai corpi dei nemici uccisi aveva fatto raccogliere i gioielli, che fece caricare da robusti uomini su carri trainati da buoi e diretti a Dvaraka. Nel frattempo, Jarasandha aveva sferrato un altro attacco a Mathura, questa volta con l'aiuto di divisioni militari più numerose, 23 Akshauhini. Bisognava salvare Mathura da quel 18° attacco, ma Krishna voleva evitare una carneficina inutile. Inoltre alcuni importanti impegni l'attendevano, quindi abbandonò il campo di battaglia senza combattere.
Krishna non conosce la paura, ma nel ruolo di un comune mortale, spaventato da quell'immenso spiegamento di truppe, fuggì senza armi dal campo di battaglia e percorse una grande distanza, sebbene i suoi piedi avessero la delicatezza del loto. Pensando che Krishna e Balarama fuggissero dal campo di battaglia per paura della sua potenza militare, Jarasandha si gettò al loro inseguimento con tutti i carri, i cavalli e la fanteria. Credendo di trovarsi di fronte a due persone comuni, volle misurare il loro coraggio. Da allora Krishna è conosciuto come Ranchor, colui che ha abbandonato il campo di battaglia, e molti templi in India, specialmente nello stato del Gujarat, sono dedicati a Ranchorji. Di solito un re che abbandona il campo di battaglia senza combattere è considerato un codardo, ma Krishna ne ha fatto un divertimento degno di adorazione. Gli Asura cercano sempre di misurare la potenza e la grandezza di Krishna, ma i devoti preferiscono abbandonarsi a lui. Seguendo il loro esempio, possiamo capire che Ranchorji non fuggì dal campo di battaglia per paura, ma per altri motivi. Infatti, come vedremo, Krishna desiderava rispondere a un messaggio confidenziale di Rukmini, colei che sarebbe diventata la sua prima moglie. In realtà, abbandonando il campo di battaglia, Krishna manifestò una delle sue sei perfezioni, perché egli è supremo in potenza, ricchezza, fama, saggezza, bellezza e anche in rinuncia. Lo Srimad Bhagavatam afferma chiaramente che lasciando il campo di battaglia, Krishna rinunciò a usare la potenza militare che lo sosteneva. Del resto, anche senza milizie avrebbe potuto vincere l'esercito di Jarasandha, come aveva già fatto per 17 volte consecutive, per cui la sua fuga non è altro che un esempio della sua rinuncia perfetta. Inseguiti dall'esercito nemico e anche per riprendersi dal lungo tragitto percorso a piedi, Krishna e Balarama, fingendosi stanchi, si arrampicarono su una montagna altissima che si ergeva per parecchie migliaia di metri sul livello del mare. Pravarshana era il nome di quella montagna, perché piogge costanti la investivano e le nubi di Indra ne nascondevano la vetta. Jarasandha, convinto che i due fratelli si fossero nascosti in cima alla montagna per paura, li cercò a lungo, ma visti inutili i suoi tentativi, decise di prenderli in una trappola mortale. Fece versare dell'olio intorno alla vetta e appiccò il fuoco stringendo in un cerchio di fiamme il picco della montagna. Mentre l'incendio divampava sempre più alto, Krishna e Balarama saltarono giù dall'altezza di 140.000 metri, scampando così alle fiamme. Jarasandha non se ne accorse e pensò che i due fratelli, arsi vivi tra le fiamme, fossero morti. Non vedendo più la ragione di combattere, lasciò la città di Mathura e, illuso di essere il vincitore, tornò al regno di Magadha. Intanto Krishna e Balarama rientravano a Dvaraka, la città in mezzo al mare. Successivamente Balarama sposò Revati, la figlia del re Raivata, governatore di Anartha. L'episodio è riportato nel nono canto dello Srimad Bhagavatam. Al matrimonio di Baladeva seguirono le nozze di Krishna e Rukmini, la figlia del re Bhishmaka, governatore di Vidarbha. Krishna è Dio, Vasudeva, la persona suprema, e Rukmini è la suprema dea della fortuna, Mahalakshmi. Secondo la Chaitanya Charitamrita, scrittura autorevole, le emanazioni di Sri Krishna e di Srimati Radharani sono simultanee. Krishna si moltiplica in un infinito numero di forme Vishnu Tattva e Radharani si moltiplica, in virtù della sua potenza interna, in molteplici forme Shakti Tattva, che corrispondono alle innumerevoli dee della fortuna. Le regole vediche ammettono 8 tipi di matrimonio e quello in cui sono i genitori dei futuri sposi a scegliere la data del matrimonio è il migliore. Nel caso di nozze regali, è il fidanzato che si reca a casa della futura sposa per riceverla in dono, in presenza di Brahmana, sacerdoti e parenti. Esistono altre forme di matrimonio, come quella di Gandharva e dei Rakshasa, per esempio. Rukmini fu unita a Krishna secondo lo stile Rakshasa, col rapimento. Mentre Rukmini veniva offerta a Shishupala, nel luogo stesso del matrimonio, Krishna la portò via davanti agli occhi dei suoi rivali, Shishupala, Jarasandha, Shalva e altri, proprio come Garuda strappò dalle mani degli Asura l'anfora col nettare. Figlia unica del re Bhishmaka, Rukmini splendeva di una bellezza celestiale. La chiamavano anche Ruchiranana, colei che ha un viso che sboccia come un bel fiore di loto.
I devoti di Krishna sono sempre desiderosi di ascoltare i divertimenti del Signore, come i combattimenti, i rapimenti e le fughe, che sono tutti sul piano trascendentale, assoluto e immateriale, e provano un interesse spirituale ad ascoltarli. I puri devoti non fanno distinzioni tra le svariate attività del Signore, non sostengono che alcune debbano essere ascoltate e altre no, a differenza di una categoria di cosiddetti devoti chiamati Prakrita Sahajiya, che nutrono un vivo interesse per la rasa lila di Krishna con le gopi, ma non vogliono ascoltare le sue imprese belliche, ignorando che la sua ostilità verso i nemici e la sua amicizia verso le gopi sono entrambe sul piano assoluto ed ugualmente sublimi. I divertimenti di Krishna descritti nello Srimad Bhagavatam sono assaporati con un ascolto sottomesso dai puri devoti, che per nessuna ragione ne trascurerebbero il minimo dettaglio. Come si svolse dunque il matrimonio tra Krishna e Rukmini? Il re di Vidarbha, Maharaj Bhishmaka, dotato di tutte le più nobili qualità, era padre di 5 figli e di 1 figlia. Il primogenito si chiamava Rukmi, il secondo Rukmarata, il terzo Rukmabahu, il quarto Rukmamali e il quinto Rukmakesha. La giovane sorella, di nome Rukmini, era bella e casta e sembrava proprio adatta a Krishna. Accadeva spesso che grandi santi e saggi, come Narada Muni, andassero a visitare il re Bhishmaka nel suo palazzo e naturalmente Rukmini aveva l'occasione di intrattenersi con loro. Fu così che venne a conoscenza di Krishna e delle sue 6 perfezioni, e tanto bastò perché nascesse in lei il desiderio di abbandonarsi ai suoi piedi di loto e diventare sua moglie. Anche Krishna aveva sentito parlare di Rukmini e delle sue qualità sublimi, l'intelligenza, la generosità, la squisita bellezza e altre sue virtù, e la considerò degna di diventare sua moglie. La famiglia e i parenti del re Bhishmaka erano d'accordo a darla in sposa a Krishna, ma il fratello maggiore Rukmi, contro il parere di tutti, voleva che andasse in sposa a Shishupala, acerrimo nemico di Krishna. Quando la bella Rukmini, dagli occhi di Giada, seppe del destino che l'attendeva, lì per lì fu assalita da un profondo sconforto, ma poi si riprese. Figlia di re, conosceva bene le vie della diplomazia, perciò non si lasciò prendere dallo sconforto e passò subito all'azione senza porre tempo in mezzo. Considerati i vari aspetti della questione, decise di far pervenire a Krishna un messaggio e per non correre rischi scelse un brahmana qualificato come corriere, perché un vero brahmana è sempre fedele alla parola data ed è devoto a Vishnu. Senza esitare, dunque, quel brahmana partì per Varaka e quando fu alle porte della città, una guardia lo condusse davanti a Krishna, che sedeva su un trono d'oro. Poiché era stato scelto come messaggero di Rukmini, ora aveva la fortuna di contemplare la persona suprema, la causa di tutte le cause. Krishna si alzò subito e lo fece sedere sul suo trono, insegnando l'etichetta vedica del rispetto a un brahmana, che è considerato il maestro spirituale di tutti gli altri varna. Poi il Signore lo venerò con la stessa cura che i Deva hanno per lui, sottolineando che l'adorazione offerta al suo devoto ha più valore di quella rivolta alla sua persona. In seguito il Brahmana fece le sue abluzioni, consumò un buon pasto e si sdraiò sul letto coperto di soffici sete. Mentre riposava, Krishna gli si avvicinò silenziosamente e col più grande rispetto appoggiò le sue gambe sulle proprie ginocchia per massaggiargliele e intanto gli parlò. Caro Brahmana, mi auguro che tu segua senza difficoltà i principi della religione e che la tua mente sia sempre serena. I membri dei differenti varna esercitano professioni diverse, perciò chi si informa sul benessere del proprio interlocutore dovrebbe, per non turbarlo, interessarsi innanzitutto della sua occupazione. La pace della mente è necessaria allo sviluppo di qualità come la sincerità, la pulizia, l'equanimità, il controllo di sé e la tolleranza. Con la conoscenza e con l'applicazione pratica di questa conoscenza, l'uomo si convince della natura della verità assoluta. Il nostro Brahmana sapeva che Krishna è Dio, la persona suprema. Ciò nonostante, per obbedienza alle regole vediche, accettò il rispettoso servizio del Signore. Krishna, nel suo ruolo umano, apparteneva al gruppo degli Kshatriya e per questo motivo, oltre che per la sua giovane età, il dovere gli imponeva di mostrare rispetto al Brahmana. Sri Krishna continuò. Sii sempre soddisfatto, perché il Brahmana che sa essere sempre in sé, sa essere soddisfatto in sé, non devia mai dal dovere prescritto, e chi si attiene al proprio dovere, specialmente il Brahmana, può raggiungere la perfezione più alta, dove tutti i desideri sono appagati.
Anche se una persona possiede l'opulenza di Indra, il re dei pianeti celesti, se è inquieta dovrà inevitabilmente trasmigrare da un pianeta all'altro, senza mai conoscere la felicità. Ma se raggiunge la pace della mente, vivrà felice ovunque si trovi, anche se sarà privata della sua importante posizione. Questi insegnamenti di Krishna sono molto significativi. Ci ricordano che un vero Brahmana non deve rimanere perplesso in alcuna circostanza. Nella nostra era, il Kali Yuga, i cosiddetti Brahmana hanno accettato la posizione subordinata dei Shudra, o peggio ancora, senza però rinunciare al titolo e alla reputazione. Il Brahmana qualificato, invece, si attiene sempre ai propri doveri e non accetterà mai quelli del Shudra o altri inferiori. Le scritture autentiche gli consentono di accettare, in circostanze difficili, la posizione di Kshatriya o di Vaishya, ma quella di Shudra mai. Shri Krishna affermò quindi che un Brahmana che osserva scrupolosamente i principi religiosi del proprio Varna non sarà mai turbato dalle avversità della vita. Per concludere, il Signore aggiunse: offro il mio rispettoso omaggio ai Brahmana e ai Vaishnava, perché gli uni trovano sempre in sé la soddisfazione e gli altri operano instancabilmente per il bene dell'umanità. Brahmana e Vaishnava, liberi dall'egoismo e sempre sereni, sono i migliori amici della società. Krishna desiderò quindi essere informato sull'attività degli amministratori del regno, gli Kshatriya. I cittadini erano contenti? La capacità del sovrano di governare si giudica infatti dal benessere dei sudditi. Se sono felici e soddisfatti, significa che il re è onesto e compie bene i suoi doveri. Un sovrano simile, afferma Krishna, gli è molto caro. Naturalmente il Signore intuiva che il Brahmana era venuto a portargli un messaggio confidenziale, perciò lo invitò a parlare della sua missione. Felice di partecipare ai sublimi divertimenti del Signore, il Brahmana gli raccontò tutta la storia. Poi tirò fuori la lettera di Rukmini e riferì le parole della principessa. Mio caro Krishna, Signore infallibile e affascinante, la persona che ascolta la descrizione della tua forma e dei tuoi divertimenti assorbe attraverso l'ascolto il tuo nome, la tua gloria e le tue qualità, allontana da sé ogni sofferenza materiale e stabilisce la tua forma nel suo cuore. Per l'amore che nutre nei tuoi confronti ti vede sempre all'interno di sé e ciò appaga ogni suo desiderio. Anch'io ho sentito parlare delle tue qualità sublimi. Sarò forse impudente a esprimermi con tanta franchezza, ma il tuo fascino mi ha rapita, ha rapito il mio cuore. Forse non hai fiducia in me perché sono giovane e nubile, forse hai qualche dubbio sulla mia costanza, ma tu, Mukunda, sei il leone tra gli uomini, la persona suprema. Qualsiasi ragazza, anche se ancora sotto la tutela paterna, qualsiasi donna, anche la più casta, desidererebbe sposarti, attratta dalla tua straordinaria personalità, dalla tua saggezza, dalla tua ricchezza e dalla tua posizione elevata. So che sei lo sposo della dea della fortuna e sei di una bontà infinita verso i tuoi devoti, perciò ho deciso di diventare la tua servitrice eterna. Signore, la mia esistenza, la mia anima, la offro ai tuoi piedi di loto. Ho scelto tua grazia come marito. Ti prego, accettami come moglie. Signore dagli occhi di loto, tu sei l'essere più potente. Ormai ti appartengo. Che beffa se lo sciacallo si impadronisse della preda destinata al piacere del leone. Ti prego dunque, salvami, prima che Shishupala, un altro principe dello stesso stampo, mi porti via. Forse nella mia vita passata ho compiuto atti di carità, come far scavare pozzi e far crescere alberi, oppure ho dato prova di virtù compiendo riti e sacrifici, osservando il maestro spirituale, i Brahmana e i Vaishnava. Forse sono riuscito a soddisfare Narayana, la persona suprema. Se è vero, allora il mio unico desiderio è che tu, Krishna, fratello di Balarama, venga qui, mi prenda per mano e impedisca che sia toccata da Shishupala e dalla sua corte. Il matrimonio di Rukmini e Shishupala era già stato organizzato fin nei minimi particolari. Per questo motivo Rukmini suggerì a Krishna un rapimento. Una mossa rapida capace di capovolgere di colpo la situazione. Questo tipo di matrimonio, in cui la ragazza è portata via di forza, è chiamato Rakshasa ed è in uso tra gli Kshatriya. Poiché il matrimonio era previsto per il giorno dopo, Rukmini suggeriva a Krishna di arrivare sul luogo in incognito, rapirla e poi scontrarsi con Shishupala e i suoi seguaci, tra cui il re di Magadha. Rukmini, sicura della superiorità di Krishna e della sua vittoria, si rivolgeva a lui chiamandolo Ajita, l'invincibile. Per i familiari e per le donne del palazzo, Krishna non avrebbe avuto nulla di cui preoccuparsi.
non sarebbero stati feriti e uccisi qualora il combattimento fosse scoppiato all'interno del palazzo, perché lei, figlia di re, usando la diplomazia, gli suggeriva il modo di evitare uno scempio inutile, proprio come farebbe un re esperto che per raggiungere il suo scopo fa ricorso alla diplomazia. Infatti Rukmini spiegò al signore che prima che si celebrasse un matrimonio la sua famiglia aveva l'abitudine di visitare, secondo un'antica tradizione, il tempio della dea Durga. I re kshatriya erano per lo più fedeli Vaishnava che adorano Vishnu nella forma di Radha Krishna o nella forma di Lakshmi Narayana, ma per consolidare il loro benessere materiale rivolgevano un culto anche alla dea Durga, senza però mai cadere nell'errore di considerare i Deva uguali al Signore, cioè situati sullo stesso livello dei Vishnu Tattva, come facevano invece altri dall'intelligenza mediocre. Per evitare l'inutile massacro dei parenti, Rukmini suggeriva che il rapimento sarebbe stato più facile sulla strada che univa il palazzo al tempio di Durga. Rukmini spiegò inoltre a Krishna il motivo per cui desiderava intensamente diventare sua moglie, anche se ufficialmente era già stata promessa a Shishupala, figlio di un grande re e senza dubbio degno di lei. Diceva, nella lettera a Krishna, che secondo lei nessuno era più grande di Krishna, neppure Shiva, che è chiamato anche Mahadeva, il maggiore dei Deva. Shiva stesso, infatti, cercò di soddisfare Krishna perché lo liberi dalle catene dell'ignoranza, influenza di cui è responsabile. Shiva, il più grande di Mahatma, tiene sul capo le acque purificatrici del Gange, che scorrono nel mondo materiale attraverso un foro aperto nell'involucro universale dall'alluce di Vishnu, e per mantenersi sul piano trascendentale medita costantemente su Vishnu. Rukmini sapeva dunque benissimo quanto fosse difficile ottenere il favore di Krishna. Se perfino Shiva doveva purificarsi per ottenerlo, quanto più arduo sarebbe stato per lei, semplice figlia di un re kshatriya. Era disposta quindi a dedicare la sua vita a severe ascesi, come il digiuno e la rinuncia agli agi materiali. E se tutto ciò non fosse bastato a farle guadagnare il favore di Krishna in questa vita, era pronta a ritentare vita dopo vita. Come descrive la Bhagavad Gita, i puri devoti del Signore si dedicano al servizio di devozione con la più grande determinazione, la stessa di cui dà prova Rukmini Devi, perché questo è l'unico modo per guadagnare il favore di Krishna, l'unica via verso il successo nella coscienza di Krishna. Sì. Come descrive la Bhagavad Gita, i puri devoti del Signore si dedicano al servizio di devozione con la più grande determinazione, la stessa di cui dà prova Rukmini Devi, perché questo è l'unico modo per guadagnare il favore di Krishna, l'unica via verso il successo nella coscienza di Krishna. Costanza. Costanza. E determinazione. Riferite le parole di Rukmini, il Brahmana concluse: caro Krishna, capo della dinastia Yadu, grazie, ti ho portato questo messaggio segreto e ora sta a te decidere. Una volta esaminata la questione potrai agire come credi, ma non esitare perché il tempo stringe. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul 52° capitolo del libro di Krishna intitolato Krishna abbandona il campo di battaglia. Così concludiamo anche la prima parte del libro di Krishna, così la prossima settimana cominciamo la seconda parte. Due parti, sì. Jai Srila Prabhupada ki jai. Grazie per l'ascolto e a domani mattina. Ah, tutte le sere, certo. Ogni lunedì. Ah, ogni lunedì. Alle, sì, alle 19. Alle 19. Ah, vi aspettiamo a tutti per la celebrazione perché domani. È bellissimo. Sì. La signora Radharani. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.